Questo programma è offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Puntata dal respiro internazionale, amici di GoCart TV, quella che vi stiamo per proporre questa settimana. Il karting che conta ha inaugurato la stagione 2016. La WSK con la Champions Cup, andata proprio in scena presso il tracciato Veneto di Adria, ha accolto oltre 210 drivers. E nella puntata di questa settimana vi faremo vedere la finale integrale della classe regina, la KZ2. Da segnalare che in quel di Adria c'è stato un grande evento sia per lo sport ma soprattutto per il karting, il ritorno alle motorizzazioni presa diretta, quindi con le classi OK e OK Junior che hanno fatto sì che il karting avesse questa nuova motorizzazione. La puntata sta per partire, la KZ2 ha già messo in moto i propri propulsori, io la farei partire subito, rimanete con noi. Darà il via l'accensione dei semafori, seconda, terza, quarta luce, si parte con Erdigo che scatta bene, affiancato da Paolo De Conto che gira largo, mette giù gas e si lancia come una fionda nella schiena di Erdigo, seguito da Rick Drezen, traiettorie leggermente diverse per il primo e il secondo, e Drezen che deve difendersi ma non ci riesce dagli attacchi di Schmitz che passa in terza posizione, quindi Erdigo, De Conto, Schmitz mi verrebbe da dire, ma cercheremo conferma dal monitor dei tempi quando passeranno sul traguardo i primi protagonisti di questa categoria. Erdigo deve fare un replay di quanto ha combinato in prefinale, ovvero volare via e cercare di mettere metri tra sé e gli avversari. Vedete la difficoltà nel mettere giù gas, nel cercare trazione con questi motori da oltre 40 cavalli in condizioni di aderenza precaria come in questo caso. Vedete quanto sia difficile veramente riuscire ad accelerare letteralmente anche sul dritto. Arrivano sul traguardo Erdigo, De Conto, Schmitz, Hayek, Drezen, Camplese, Lorandi, Jorrit Pex, Pescador e Carton. Questa la situazione. Schmitz all'attacco di De Conto, uomo non facile da superare. Di conseguenza fate attenzione perché anche qui ci sono i musetti collassabili. Di conseguenza è un attimo toccare l'avversario davanti e dire ciao un risultato sul podio come quello che si stanno giocando De Conto e Schmitz in questo momento, per la precisione nel secondo e terzo gradino del podio. È vero anche che con i freni anteriori, come ci ha insegnato Lorenzo Travisanutto nelle cronache precedenti, è più gestibile, ma arriva l'affondo di Schmitz che passa De Conto e si porta in seconda posizione per i colori del team KSM Schumacher, questo il nome di iscrizione del pilota tedesco. Sfilano sul traguardo in quest'ordine Erdigo, Schmitz, De Conto, Drezen, Hayek, Camplese, Lorandi, Pex, Carton, Pescador. Questa la top ten della finalissima della KZ2. Con De Conto adesso sotto assedio anche da parte di Rick Drezen. De Conto non riesce a tenere per il momento il passo di Schmitz che si è allontanato. Vediamo i riscontri cronometrici cosa ci dicono. 23,5 nel secondo settore per Erdigo, 23,7 per
Schmitz 23-8 per appunto De Conte, che perde un po' di terreno nei confronti di Schmitz. La gara è lunga però. Patrick Hayek fa 23-3, fa il miglior crono nel secondo settore in questa tornata, è al quinto posto dietro a Drezen. Eccolo qui, inquadrati De Conte, Drezen all'attacco quasi, ma poi deve rientrare l'affondo del pilota belga sull'italiano. Dicevamo, anche Patrick Hayek è della partita, lo vedete qui con il Cosmic, ora inquadrato dalla regia, grazie mille regia. Drezen perde un po' di terreno e De Conte invece si riavvicina a Schmitz. Quindi, da che sembrava poter avere un po' di difficoltà a tenere il ritmo di Alexander Schmitz, De Conte è già di nuovo nella schiena del tedesco e non credo che lo mollerà più per tutta la gara. Anzi, credo che l'obiettivo chiaro e dichiarato sia addirittura superarlo nel minor tempo possibile. Quindi vedremo se sarà in grado di farcela Paolino De Conte, uno dei piloti più spettacolari del Circus della KZ. Affronta l'ultima curva saltando sul cordolo interno e poi si lancia sul rettilineo in caccia proprio di Schmitz. Il tempo di 1.3.599 è addirittura più basso dell'1.3.685 di Ardigò. Paolino De Conte il più veloce in pista al momento, 1.3.8 invece per Schmitz, che è lì davanti. Camplese vicino a Dajek, molto vicino a Dajek. Drezen sorprende De Conte in questo momento e fa un favore a Schmitz, che quindi si allontana e inizia a respirare un attimino, perché l'assedio di Paolo De Conte sembrava essere veramente di quelli pericolosi. Drezen invece spezza il ritmo del pilota CRG questo weekend con motore Maxter preparato Renda Motorsport e si lancia e adesso è il belga a lanciarsi in caccia del tedesco, mentre Ardigò sta facendo gara un po' a sé, visto che ha già 2 secondi e 8 di vantaggio nei confronti del più diretto inseguitore. Drezen questa volta dice: sono io l'inseguitore numero uno, se non di Ardigò almeno di Schmitz. Sembra lanciato veramente verso il tedesco di KSM. Si trascina dietro giustamente Paolino De Conte, Rick Drezen, anche se poi Rick Drezen un po' di distanza tra sé e De Conte l'ha messa, segno che ha veramente qualcosina in più rispetto agli altri in questo momento. Lo dicono anche gli intertempi nel primo settore: 21.2 alto per Drezen, 21.6 per Schmitz, 21.5 per De Conte. Nessuno, diciamo, gira forte come Drezen nel primo settore al momento. Nel secondo settore chi è maestro invece? Patrick Hayek. Occhio però che, come vedete, in 4 curve sono di nuovo tutti a pacchetto. De Conte è arrivato, Drezen ci prova e forse ci riesce, no, perché Schmitz tiene giù duro all'esterno mentre Hayek fa segnare il miglior giro della gara, segno che tra poco questi 3 diventeranno 4 e se arriva anche Camplese diventano 5. Quindi auguri veramente a chi sta lottando per il secondo e terzo gradino del podio. La guerra sportiva è aperta. Marco Ardigò, più sereno, sta forse gestendo il mezzo ai dolori di costole, ma Rick Drezen se ne frega dei dolori di costole di Marco Ardigò e passa in seconda posizione Daniel Schmitz, che si vede sfilare il secondo gradino del podio da sotto i piedi, finisce sul terzo gradino del podio, che va bene, però era meglio il secondo, fa niente. L'importante è non perdere anche il terzo, perché De Conte è di fianco, arriva la staccata a favore di De Conte, passa Paolo De Conte all'interno, Schmitz tutto largo a gas aperto, prova a tenere giù ma non riesce a tenere testa però a Paolino De Conte, che ora è in terza posizione. È arrivato anche Patrick Hayek, mi sa che Schmitz potrà essere una bella preda per Patrick Hayek, che arriva affamato come non mai
e c'è anche Camplese. C'è anche Camplese lì alle spalle del pilota della Repubblica Ceca, che adesso affianca Schmitz, che sta vivendo un incubo in questo momento, perché ha subito 3 sorpassi nell'arco di un giro praticamente, quindi è veramente demoralizzato, immagino anche proprio a livello psicologico, sportivo. Un pilota che subisce 3 sorpassi in così poco tempo, evidentemente un po' il morale ce l'ha sotto i piedi, deve riorganizzare le idee. Attenzione che però c'è De Conto che ringhia alle spalle di Rick Drezen, e un De Conto che ringhia alle mie spalle non lo vorrei mai, mai e poi mai. Occhio anche a Patrick Hajek, che arriva in spazzolata controllata alle spalle del secondo e del terzo di questa gara, che sono appunto Rick Drezen e Paolo De Conto. Marco Ardì, ecco che arriva, quando uno dice che ringhia, ringhia davvero Paolo De Conto, eccolo che passa e si infila anche Patrick Hajek. Quindi Rick Drezen perde 2 posizioni e vive un po' quello che si prova, che ha provato Alexander Schmitz in precedenza, quando in un attimo si è perso 2 o 3 posti in classifica. E tutto questo dice grazie Lorenzo Camplese, che dice: non aspettavo altro, già mi stavo facendo il mio bel mazzo per rientrare, se poi voi vi date anche un po' di battaglia io ho tutto più semplice e facile. A seguire, lo abbiamo visto mentre Drezen prova la fondo su Patrick Hajek, a seguire abbiamo visto e Leo Lorandi e Jorrit Pecks in 7ª e 8ª posizione. Questo è il trenino che va dalla 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª, la 6ª piazza, con appunto De Conto a fare da locomotiva e poi Patrick Hajek, Drezen, Schmitz e Camplese, che sono i vagoni di un trenino di cui non fa parte Marco Ardigò, perché 2 secondi teletrasportato, 2 secondi e 8 teletrasportato più avanti, quindi in un altro pianeta. Ed eccolo qua Marco Ardigò, numero 1 sulle carene e numero 1 anche la posizione in classifica al momento. Ma la guerra è qua tra virgolette guerra tra De Conto e Patrick Hajek. Di conto Patrick Hajek, che secondo me anche tra Schmitz e Camplese. Camplese non è mai un bel cliente da avere appresso. E Camplese sta arrivando alle spalle di Schmitz, che ci ha creduto nel podio per qualche istante nei primi giri, e poi dopo sono arrivati il signor De Conto, il signor Hajek e il signor Drezen a riportarlo alla realtà, a ricordargli che appunto nella vita purtroppo ci sono anche i De Conto, gli Hajek e i Drezen, che rompono un po' le scatole quando vuoi fare il risultato in KZ o KZ2. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Secondi e 4 Ardigò di vantaggio nei confronti degli avversari. Si parlava di 2 secondi e 8 e adesso siamo scesi a 2 secondi e 4, che non vuol dire niente quando mancano 10 giri, però intanto 4 decimi
se li è fumati e sta girando anche più piano in questa tornata. Occhio signori, Ardigò sta perdendo terreno, 2 secondi e 4, 1 secondo e 3. Ardigò ha perso una montagna, il conto ha girato in 1:03:011, che vuol dire miglior giro della gara per il pilota della CRG Maxter, Paolo De Conto, che non so cosa ha visto, però in ogni caso ha visto un qualcosa che non aveva visto finora, e adesso si sente nel piede destro i numeri giusti per recuperare terreno e tentare di agguantare la prima posizione. Forse ha visto Dino Chiesa che gli faceva il mazzo a fine gara perché non ci aveva provato a vincerla sta gara. No, scherziamo chiaramente, però in ogni caso veramente ci sono dei riscontri cronometrici a totale vantaggio di De Conto in queste ultime due tornate. Anche qui Ardigò sta perdendo un decimo a settore, quindi 1:03:390 nell'ultimo giro, il vantaggio 7 decimi 84 di vantaggio per Ardigò su De Conto. Non vorrei che Ardigò avesse anche quei maledetti dolori alle costole di cui è stato vittima tutto questo inverno e di cui ci ha parlato ieri sera in un'intervista su tcart.it. Speriamo di no, sarebbe veramente un peccato compromettere la gara per un problema del genere. Sono più accettabili magari altre ragioni, il calo fisico fa girare le balle, o comunque il dolore fisico fa girare le balle, e non poco. Ardigò adesso deve guidare in protezione perché ha dietro De Conto che gli sta mangiando veramente 7 decimi al giro, e gliene ha mangiati altri 7 perché ormai i due sono attaccati. C'è qualcosa che non funziona in Ardigò, c'è qualcosa che non funziona, perché non è possibile. E arriva alla fondo di De Conto, che passa Ardigò, risponde con la forza della rabbia, la disperazione. Quando perdi 7 decimi al giro è dura rispondere, invece risponde. Vediamo cosa combina Marco Ardigò. La lotta è iniziata, ma l'aveva abbastanza segnata. De Conto è arrivato a velocità doppia, veramente non so se sta stringendo i denti, se sta piangendo dietro quel casco per il dolore. Marco Ardigò, veramente non è chiaro capire, non c'è possibile capire quali possano essere i problemi. Sta di fatto che De Conto è arrivato e si è portato pure dietro Patrick Hajek. Pensa te che bell'amico De Conto che si porta dietro Patrick Hajek, che ci prova, no, urtato De Conto da Hajek, che lo mette fuori gioco. Peccato, i due inseguitori di Ardigò, che dice grazie con un sorriso grosso così, veramente dice grazie ad Hajek, che se non ho visto male ha tentato un sorpasso impossibile saltando sul cordolo, un errore sicuramente. Rivediamo, esatto, il contatto. De Conto era già pienamente in curva, ha tagliato dritto sul cordolo Hajek. Stiamo vedendo il replay, non è che ce lo stiamo immaginando. Per voi che siete in pista, per voi che siete a casa invece in live streaming, vi state gustando queste immagini da casa al caldo, avete visto anche che cosa è successo più e più volte grazie ai replay. Peccato, gara finita a questo punto per la vittoria sia per De Conto sia per Hajek, che occupano la quarta e sesta posizione. Ardigò saldamente al comando, cioè saldamente un secondo e uno su Drezen, 7 decimi su Drezen, mi correggo perché è cambiata di nuovo la faccenda. Cioè adesso la spina nel fianco di Ardigò si chiama Rick Drezen, e al volante di un Ricciardo motorizzato Parilla. Buongiorno, sono la spina nel fianco di Ardigò. Si è presentato al pubblico dell'Adria Karting Race e si sta presentando anche a Marco Ardigò, che ben lo conosce perché sono stati compagni in squadra. Quindi vediamo che accade negli ultimi 4 giri e mezzo che mancano al termine, perché saranno
nonostante la pioggia, 4 giri e mezzo di fuoco, 7 decimi e 0,2, vi do un dato, 7 decimi e 0,2 sul traguardo allo scorso giro, secondo me 49 millesimi adesso quando arriviamo sul dritto, perché Drezen è veramente incollato a Marco Ardigò. Marco Ardigò sta veramente cercando in tutte le maniere di mantenere il vantaggio che ha negli avversari. Si infila Drezen, gli risponde Ardigò, perché non è roba facile passare Ardigò. Intanto De Conto in terza posizione, Danny Schmitz che va un po' per campi, Jorrit Pex fa 1,2,993, nel frattempo miglior giro della gara, strettissimo contatto Ardigò e Drezen. Che film che stiamo vedendo, ragazzi, che film! The surprise of a jewel, the transformation, they never cease to amaze you. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Sembra veramente un thriller senza fine, con colpi di scena uno dopo l'altro. Ardigò rimette dei metri tra sé e l'avversario più diretto, mentre De Conto non so come, ma si rivede nei campi lunghi. De Conto si rivede nelle immagini, sta ritornando alla carica. De Conto, se questi due davanti si bisticciano un attimo, iniziano a bisticciare un attimo e si rallentano e abbassano, cioè peggiorano un po' il ritmo, stai attento che arriva anche De Conto che c'ha i canini fuori, proprio come un Rottweiler incavolato. Marco Ardigò ancora denti stretti, immagino, a tenere la linea stretta per non lasciare spazio a Rick Drezen. Rick Drezen che ha buttato un occhio dietro e ha capito che cosa lo aspetta se non passa immediatamente Ardigò. Lo aspetta l'arrivo di De Conto. Vediamo se trova spazio all'interno Drezen. No, non c'è modo. De Conto sta arrivando. Mancano 2 giri e mezzo al termine. Attenzione, ancora tutto da giocarsi. 21,4 in primo settore per De Conto, 21,7 per Drezen, 21,8 per Ardigò. Quindi De Conto è arrivato. Benvenuto Paolino De Conto, mancavi tu giustamente a rendere ancora più incerto questo finale. Si è ricostruito una possibilità di vittoria Paolo De Conto. Là davanti Tony Kart Vortex, Marco Ardigò, Ricciardo Parilla invece per Rick Drezen, CRG Maxter per Paolino De Conto. A voi la palla, signori. Drezen ci prova a trovare una linea più interna e stavolta passa. Rick Drezen tiene giù duro Marco Ardigò, ma nulla da fare, si aggrappa al cambio. Drezen ora scala una marcia, poi giù gas aperto, stavolta forse vola via. Ardigò è uscito meglio, è arrivato anche De Conto. Ardigò non ci sta a mollare la prima posizione, nonostante magari anche al di là dei dolori fisici. Ci prova Ardigò a recuperare terreno, ma stavolta è De Conto che si infila, De Conto che vuole inventarsi una vittoria impossibile. Chiude la porta in faccia ad Ardigò, più facile cercare di proteggere la seconda posizione adesso piuttosto che
puntare alla vittoria per deconto. Rick Drezen ha fatto la mossa al momento giusto, nel posto giusto, e non ce n'è per nessuno, quindi difficile recuperare nell'ultimo giro che abbiamo davanti per Paolino De Conto, anche se Rick Drezen è lì davanti a quanto? 4,91 dice il cronometro, ma poi sul bagnato possono diventare meno. Dai, c'è veramente la possibilità di provare un'ultima zampata per De Conto, e secondo me se la sente nel piede sinistro, quello del freno, della staccata, il tentativo di sorpasso. Paolino De Conto ormai a ridosso di Rick Drezen, vediamo cosa si inventa, io non saprei cosa fare, forse mi metterei a piangere. Sta di fatto che De Conto prova all'esterno, prova a fare una traiettoria impossibile, vediamo cosa riesce a fare, intrecciare la traiettoria, forse a mettersi all'interno. No, Drezen protegge bene, non c'è spazio, giù gas, De Conto davanti, De Conto passa Paolino De Conto, e adesso può mettersi a posto la tuta perché gli manca una S, si aggiusta la visiera del casco magari, guarda il muretto dei box e va a vincere Paolino De Conto, vince davanti a Rick Drezen e Marco Ardigò, Jorrit Pex, Lorenzo Camplese, Patrick Hayek, Alexander Schmitz, Leonardo Lorandi. E bello, bellissimo anche il saluto tra campioni con la C maiuscola. Paolino De Conto, cosa sei inventato? Messo fuori gioco da Hayek e poi invece rientra. Più freddo il saluto con Jorrit Pex, mi sembra. No, scherzo, dai, ovviamente. Grande Paolino De Conto, che gara! E Hayek che chiede scusa, platealmente chiede scusa, si è tolto un po' di sudore dalla fronte Hayek nonostante il suo errore. Paolino De Conto si è inventato una vittoria incredibile, che gioia per Paolino De Conto che, diciamo, rinasce un po' dopo il secondo posto al mondiale, la vittoria al mondiale sfuggita all'ultimo giro, e fa felice casa CRG e Renda Motorsport. Highlights di una gara impossibile che se te la inventi a tavolino non la pensi così folle. De Conto largo, Ardigò inizia da qui la sua cavalcata, sembra volar via, raggiunge 2,08 secondi di vantaggio a un certo punto. Rick Drezen che lotta con Schmitz, che ci credeva probabilmente a un bel risultato, poi Schmitz finisce largo sull'acqua, proprio sulla parte molto bagnata, e finisce anche dietro, perché finisce dietro a De Conto, a Drezen, De Conto e poi anche Hayek, vedremo più avanti. Ecco qui che arriva Hayek anche con il suo affondo su Alexander Schmitz. De Conto supera Rick Drezen in questo momento, vediamo degli highlights, anche ad Hayek riesce la manovra, il problema è che la manovra non gli riesce più avanti, quando qui è ancora un affondo, un tentativo di affondo di Drezen su Hayek, il sorpasso di De Conto su Ardigò che risponde, arriva Hayek alle spalle di De Conto, Hayek qualcosa sbaglia, eccolo qui cosa sbaglia, mette di traverso De Conto che riesce a ripartire, riparte quinto e inizia a rimontare, si avvantaggia magari anche un po' del tempo che perdono Drezen e Ardigò a litigare. De Conto passa Schmitz in maniera rude, ma sai, quando uno va di fretta non è che guarda troppo all'eleganza e allo stile. E a questo punto Drezen si porta al comando, De Conto non perde tempo, sa che ogni curva è buona per il sorpasso, supera Ardigò, un Ardigò in crisi, non abbiamo capito di cosa, forse fisica, a questo punto ce l'aveva pronunciato ieri, e De Conto si inventa veramente il sorpasso che non esiste, non so cosa avesse in mente De Conto, però ha visto tutto dall'alto, ha detto io passo lì, e Drezen è stato dribblato come
un portiere. Ragazzi, ma che gara sensazionale abbiamo appena visto. Beh, diciamo che la stagione 2016 non poteva partire nel migliore dei modi. Sotto una pioggia battente in quel di Adria abbiamo assistito a delle gare veramente sensazionali, come quella che abbiamo appena visto, la finale della KZ2, dove, come abbiamo appena potuto notare, ha vinto il nostro Paolo De Conto con 352 millesimi di vantaggio su Rick Dresen, terza posizione per l'alfiere del team Tony Kart, Marco Ardigò. È stato un finale veramente emozionante. Le altre categorie non sono state sicuramente da meno, ragazzi, come la OK, dove a imporsi è stato Logan Sargeant, che ha preceduto Carol Batz e Lundgaard, mentre nella OK Junior, questa categoria che ha preso di fatto il posto della KF Junior dell'anno scorso, ad imporsi è stato lo svedese Javis, che ha preceduto sotto la bandiera scacchi Piselong e poi Kinell, un americano. Mentre nella 60 mini kart, prima posizione per Michele Paparo, che ha preceduto Francesco Pizzi, e terza posizione per Kucharczyk. È stato veramente un weekend, quello di Adria, come abbiamo detto, sotto la pioggia, molto molto entusiasmante. Per questa puntata è tutto, amici di GoKart TV. Io vi consiglio vivamente di non cambiare canale, perché tra qualche secondo partirà All Race TV, l'altra nostra produzione, dove abbiamo in serbo una puntata sensazionale. Naturalmente vi ricordo i nostri contatti, la nostra mail info@gokarttv.com per scriverci. Siete sempre di più e questo ci fa molto piacere. Il nostro sito internet, dove potete trovare tutte le nostre puntate in archivio, che è gokarttv.com. E la nostra pagina Facebook, dove vi invito vivamente a mettere un bel mi piace, che è gokarttv.orracetv. Grazie per essere stati con noi, ma rimanete soprattutto con noi per Orracetv. Questo programma è stato offerto da GoKartTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.